Cari carissimi ospiti del nostro meraviglioso cortile, domenica 572, l'ultima di questo anno 2023 per molti sciagurato. Per noi è stato un anno di successo, un anno di sold out, un anno di ricerca di posti un po' così. Ormai siamo rimasti soli in questa città, in questo piccolo balcone che alcuni chiamano presidio, ma siamo solo dei capelloni che fanno un po' di casino. Ed oggi un balconcino speciale, balconcino di sabato, è l'unica volta che lo facciamo di sabato. C'è una ragione segreta che riveleremo alla fine. Bene, un giorno speciale, ospiti speciali, il padre della follia artistica torinese, il padre del jazz moderno di questa città, sarà con noi a dedicare questo benvenuto. Frankie La Forgue! Thank you.
alla batteria Michelangelo Tommaso, al basso Michele Carbolino, sezione ritmica degli MCCS Punk Lirico, così, giusto per dire. Frank LaFork. Thank you.
Becky la Foglia. Grazie Frankie. Questi suoni che sentite oltre le campane non riconducibili alla tecnologia domestica, alle reti condominiali o altri suoni strani, provengono direttamente dallo spazio, sintetizzati per tutti noi da Hook in the Earth, qui sotto, incappucciato. Facciamone un applauso timido come lui è. MCCS Park Lirico per la 572esima volta dal loro balcone di casa. No, ma questa cosa secondo me va segnalata a questi Guinness, no? Guinness. Cioè io non lo so, cioè i Led Zeppelin, no? 572 domeniche di fila che diviene la gente sotto casa ad applaudirlo. Cioè, ho capito, non ne avevano bisogno le Zeppelin, però questo secondo me va segnalato, 572 concerti qui da sopra con un pubblico presente, non si è bene capito mai la motivazione. Uno ce l'abbiamo noi, Carlo Molinaro. Finisce l'anno, voglio leggere la poesia che dà il titolo a questo libro. Il libro si intitola Un garbo libero e questa è la poesia che gli dà il titolo. Ti muovi sul letto, delicata come l'ingegno di zampe di una cavalletta. Le mutandine blu sullo spigolo del fianco sono taglio d'ombra in un vicolo di sole. Risalti tutta sul bianco del lenzuolo. Appoggi il capo ai 5 asciugamani appena lavati, piegati, che ti ho dato perché non ho un cuscino. Questa casa è come è. Sono buoni, profumati, dici e continui. Mia madre non m'ha abbracciata mai, nemmeno da bambina, e la tua? Guardo i cerchi di colore nell'iride dei tuoi occhi. Nemmeno la mia. Fai un gesto del capo come un pesce che affiora, hai le labbra sottili. Siamo a letto insieme, ne convengo, di fatto sì. Vorresti fare sesso? Mi domandi, allargando le palpebre. È una domanda difficile, provo a svicolare, ma tu sei perentoria. È difficile, però non mi hai risposto. Mi mancano dei passi ad arrivarci. Allora questa notte non si può. Sei bellissima, stesa su un fianco, una spallina del reggiseno scivolata sul braccio, l'ombelico, i capelli di un biondo ventilato di cortili. No, ti confermo. Cosa pensi? Chiedi, cogliendo astuto un mio silenzio. Niente, impossibile, ridi. Va bene, pensavo al tuo corpo mirabile e al mio che troppo stona accanto. Mi fai una smorfia, sono tutt'altro che perfetta. La perfezione è astratta, tu sei viva. Mediti un attimo. Sono a letto con te e non sono a disagio. Ne sono contento, ti rispondo tenendoti la mano. Tu guardi la finestra. È già la luce del mattino? Non so, forse è la luna che si scopre da nuvole. L'usignolo, l'allodola, mi viene in mente, ma
tengo per me, in quanto totalmente fuori luogo. Dormiamo un paio d'ore. Ti rannicchi di spalle, il tuo collo fragrante a portata della mia bocca. Non lo bacio, ma lo venero come un dono prezioso. Mancano dei passi, le madri non abbracciavano, eppure siamo bravi lo stesso. Possiamo stare qua, sull'orlo che sappiamo, né fuggire né approfittare, con un garbo libero, inedito, nuovo, rivoluzionario, medicare d'amore la fragilità. La regina dei balconi, Daria Spada! Più gigante.
spietato e spietato. Pesce grande mangia pesce piccolo per diventare qualcuno. Quasi sempre ci vuole la morte di qualcuno. Un manager vive la vita senza faccia, senza cuore, sempre solo. Come un cane. Milanese! Un uomo vide un altro uomo, quell'uomo gli piacque moltissimo, aveva tutto ciò che per sé desiderava, i voti del popolo, le tasche piene di danaro, una giovane moglie a casa da aspettarsi, quell'uomo è lì da se stesso riflesso. Poggiato al cancello, uomo senza faccia e senza... statale di sicurezza mentale, quindi è un pazzo chiuso che vive la sua vita in prigione perché affetto da un grave disturbo bipolare. Piero si diffonde e si difende, perdonatemi, si difende dicendo che un artista vero non può non essere bipolare, perché sennò che cazzo è artista, è, no? Fino ad oggi queste sue, diciamo così, questi suoi reclami non hanno fruttato benefici, è rimasto sempre lì, e quindi noi abbiamo scritto questa canzone che si chiama Disturbo Bipolare per Piero Locco. Yeah.
Tradizionalmente del Valgoncino, Giulia e le altre. Facciamo gli auguri di Natale dalle mamme in piazza. Vorremmo fare gli auguri al popolo di Gaza, da mesi bombardato, sfollato e affamato. Vorremmo fare gli auguri agli ostaggi israeliani e alla loro liberazione. Vorremmo fare gli auguri agli operatori di pace e a tutti coloro che si oppongono alla progettazione, alla produzione e al commercio delle armi che vanno a nutrire le guerre in tutte le parti del mondo. Vorremmo fare gli auguri a tutti quelli che vivranno questo Natale in un carcere italiano, che è un luogo indegno e disumano. Vorremmo fare gli auguri alle anime di chi si è tolto la vita in carcere. Quest'anno sono 68.
Vorremmo fare gli auguri alla famiglia di Stefano Dal Corso, che da un anno chiede che sia fatta verità sulla sua morte nel carcere di Oristano. Di botte, delle guardie sussurrano i compagni di cella. Vorremmo fare gli auguri ad Alfredo Cospito e agli altri 728 reclusi al 41 bis, ristretti in solitudine, in 9 metri quadri e privati dalla possibilità di svolgere qualsiasi attività umana. Vorremmo fare gli auguri a Leonard Peltier, attivista nativo americano, rinchiuso da 46 anni in un carcere statunitense, da innocente. Vorremmo fare gli auguri a Julian Assange e alla sua liberazione. Facciamo gli auguri a tutti quelli che intraprendono il pericoloso viaggio verso una vita dignitosa, che attraversano i deserti e i mari e che affrontano i nostri respingimenti e i nostri muri di filo spinato. Facciamo gli auguri a quelli che cercano di attraversare le nostre montagne con la neve e il gelo e il buio che confonde i sentieri. Facciamo gli auguri a tutti quelli che si operano per soccorrerli e aiutarli e che per questo subiscono processi. Facciamo gli auguri a tutti i comitati di madri in Sud America e in Africa che ricercano i corpi dei loro figli scomparsi e mai più tornati da quel viaggio. Facciamo gli auguri a tutti quelli che per questi motivi vengono manganellati nelle strade e nelle piazze e poi perseguiti con denunce e processi. Scusate, abbiamo saltato una frase. Facciamo gli auguri a tutti i giovani e le giovani che si battono per il clima, per i diritti delle persone e per una società più giusta e per questi motivi vengono manganellati e processati. Facciamo gli auguri a tutte le donne di tornare a casa, vive. Facciamo gli auguri a tutti quelli che si ricordano che il fascismo non è un'opinione, è un reato. E gli auguri a tutti quelli che non si vergognano di gridare viva l'Italia antifascista! Una elezione
Wilson contro il generale Mario Arpino, il comandante dei bombardamenti di Belgrado, la mia capitale. E largo pure anche alla sua cittadina natale, che si chiama Campo Formido in Friuli, 7.000 abitanti. 100 ponti di Belgrado. Salirà su questo piccolo palcoscenico un grande storico. Questa è la dimostrazione che noi gli artisti sì siamo voi, però ogni tanto vedi che Enrico Betti, che con grande onore riceviamo qui per fare questa parte finale, ma prima
di finire una canzone alla Punk Lirico, una canzone come la festeggiata, come un po' questo balconcino, un po' spocchioso, diciamo una canzone acida. Concertino dal balconcino di fine anno, quindi eccezionalmente di sabato e non di domenica. Siamo orgogliosi di avere qui lo storico scrittore di libri e anche regista di documentari, Eric Gobetti. Allora, noi non sappiamo realmente cosa sta succedendo a Gaza. Non lo sappiamo perché le informazioni che ci arrivano sono tutte mediate dalla propaganda. Una propaganda che ha lo scopo di non farci conoscere i crimini terrificanti che stanno accadendo e che funziona grazie all'ignoranza, non l'ignoranza dei fatti, ma l'ignoranza dei concetti. Cioè, come definire ciò che sta accadendo in quei luoghi oggi? Allora, cosa sono i crimini? Cosa sono i crimini di guerra? I crimini di guerra sono stati codificati dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostanzialmente, e si dividono in diverse tipologie, non sono tutti uguali, non hanno tutti lo stesso peso, la stessa importanza. Ci sono i crimini, quelli definiti crimini contro l'umanità, il crimine di genocidio, sostanzialmente. Sono i crimini che noi identifichiamo con i crimini nazisti, purtroppo si sono ripetuti anche in altre circostanze della storia, ma essenzialmente sono i crimini nazisti, cioè l'intento di sterminare, di cancellare dalla faccia della terra interi popoli, i rom, gli ebrei, gli slavi, intere categorie umane, gli omosessuali, i disabili, gli asociali, come venivano definiti all'epoca. Questi sono i crimini contro l'umanità, i crimini di genocidio, i crimini nazisti. Poi ci sono i crimini di guerra, che sono crimini che avvengono in un contesto di guerra,
con obiettivi, diciamo, militari, ma che colpiscono volontariamente i civili, che hanno l'obiettivo di colpire dei civili considerati appartenenti comunque a una razza inferiore e a un popolo inferiore, e che quindi possono morire per poter raggiungere certi obiettivi militari. Anche i crimini di questo tipo sono stati commessi da diversi eserciti in diverse circostanze, ma soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale sono stati commessi dagli eserciti fascisti, perché sono legati a guerre di aggressione, guerre imperialiste, guerre condotte quindi contro altri popoli e contro popoli considerati appunto inferiori. E sono quindi la conseguenza di un certo tipo di ideologia, di un certo tipo di pensiero rispetto appunto ai popoli che subiscono quel tipo di violenza. E poi ci sono i crimini di reazione a queste violenze precedenti, i crimini partigiani, i crimini delle foibe ad esempio. Certo, anche quelli sono crimini che avvengono alla fine di una lunga stagione di violenza subita e di violenza che appunto appartiene a due categorie precedenti, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Ora, è evidente che da un punto di vista storico, politico, ma anche morale, questi tre crimini non possono essere messi sullo stesso piano. Di cosa parliamo quando pensiamo a quello che sta accadendo a Gaza? È difficile dire se quello che sta accadendo è un crimine di genocidio, un crimine contro l'umanità. È difficile perché noi non sappiamo realmente quali sono gli obiettivi e gli scopi del governo israeliano e dell'esercito israeliano, e se l'obiettivo è quello di sterminare l'intero popolo palestinese o quello della pulizia etnica, quindi di allontanare dalle proprie terre tutti i palestinesi che vivono in quei territori. Quello che però sappiamo con certezza è che non sono crimini di reazione a un'oppressione subita in precedenza, perché Israele conduce un'oppressione nei confronti dei palestinesi da molti decenni e non la subisce, e invece sono sicuramente crimini di guerra, sono crimini condotti contro un intero popolo, sono crimini che seguono la logica, esattamente la logica fascista di cui dicevo prima, di punire collettivamente un intero popolo e di colpire collettivamente un intero popolo considerato inferiore. Tant'è vero che nello Stato di Israele i non ebrei non hanno gli stessi diritti degli altri cittadini. Ora, questi crimini sono condotti dall'esercito israeliano, dagli israeliani in armi, dal popolo israeliano in armi, ma sono la conseguenza di un'ideologia, di un sistema di pensiero, di una logica di violenza, che è una logica nazionalista e fascista. E il cosiddetto sionismo, che è un'ideologia nazionalista e violenta, che sta conducendo da decenni un'aggressione contro un altro popolo. Difendere i palestinesi oggi significa difendere anche gli israeliani, difendere gli israeliani da quella ideologia, da quella violenza, che ha spesso un risultato negativo anche verso i propri popoli. I nazionalisti e i fascisti non odiano soltanto gli altri popoli, odiano anche il proprio popolo, perché portano il proprio popolo a commettere crimini, e spesso quei crimini poi si riversano verso il proprio stesso popolo. È il caso delle foibe, ad esempio, nel caso dell'Italia della Seconda Guerra Mondiale, dopo la sconfitta dell'Italia, ma è anche il caso delle violenze drammatiche che sono accadute il 7 ottobre in Israele. Ecco, difendere i palestinesi quindi significa anche difendere gli israeliani, significa anche dare una possibilità alla pace in tutto il Medio Oriente. Quindi fermiamo la guerra, lottiamo per la pace. Grazie. Vi manda via il professionista del mandarvi via, così che niente sia più così come prima. Omelia dal balconcino numero 572, l'ultima nel 2023. Ci vediamo nel 2024. Come vedete dal biascico della mia lingua, i festeggiamenti sono già iniziati da un po' nella nostra cucina, ma cosa dico, cucina nella nostra regia. E quindi un abbraccio a tutti, sopravvissuti, ci vediamo
l'anno prossimo, l'anno decisivo, no? L'anno cioè, ci sarà la liberazione dei popoli, proprio cioè, l'ideale è quello lì scritto il primo giorno, diciamo così, destinato proprio a noi, gli esseri umani. Ecco, a voi, Bruno Planebarco! Va bene, vi leggerò una poesiola di Natale, però a un certo punto tappate le orecchie ai bambini. Non la discussione perché abbiamo suonato male. Perché poi... parlando a grandi traguardi. Cos'è che fa della vita vita? Non rinunciare, ecco cosa. Non tirarsi indietro, pensare che valga sempre la pena, provarci, osare, osare sempre, mordere la vita, dare un bacio pirata, rubarlo, rischiare di prendere una sberla, un rimprovero, un cazziatone per averlo fatto, e chi se ne frega? Ne sarà valsa la pena dichiararsi sempre apertamente, dire cazzo quanto mi piaci, ti desidero, sei figa, ti scoprirei fino a non avere più la forza, fino alla fine dei giorni di questo mondo insulso e inutile. Ecco per cosa vale la pena vivere. C'è altro? E ditemelo voi. Convincetevi che la vita è poesia, filosofia. Preferisco 100.000 volte la mia vita terra terra, che in fondo sono figlio di quella e lo so da sempre. Preferisco essere un selvaggio, ma grondare sentimento e passione, brama, desiderio e sentirmi vivo. Grazie! Ciao! Ci vediamo domenica, non domani, ma domenica prossima. Ciao! Praticamente. Scusa, ma non ho. Scusa, ma non ho. Scusa, ma non ho. Scusa, ma non ho.